analogie questa settimana con il dopo Cassino, quando se di più, se di meno? Ma no, io credo che per esperienza parlo, bisogna sempre resettare e ripartire, avere sempre la forza nella propria testa per cercare di resettare, nel senso che comunque è giusto ripartire perché facciamo questo lavoro, e quindi non abbattersi nei momenti negativi e non esaltarsi troppo nei momenti positivi. Quindi penso che l'equilibrio sia la cosa migliore. Mister, questa partita con il Polizia annuncia il culmine di una settimana particolare, quella ovviamente di cui ne parlava dopo la sconfitta con la Lumba Frascati. Ecco, com'è proceduta questa settimana e soprattutto? Ma è andata bene, nel senso che comunque i ragazzi hanno lavorato sodo, hanno fatto in modo di capire, abbiamo fatto in modo di capire quali possono essere state le mancanze. Sappiamo benissimo che dobbiamo fare di più, sappiamo benissimo che è stata un terzo round che ci potesse dare quella continuità, così non è stato, quindi testa alla prossima partita. La classifica vede la Casertana a distanza adesso 5 punti dal primo posto, ecco. È un dato che vi preoccupa in maniera negativa, non vi preoccupa per nulla, perché in effetti insomma... No, preoccupa, dire che non preoccupa assolutamente no. Sappiamo l'obiettivo che noi ci siamo prefissati, quindi rispondendo prima che siamo mancati in alcune partite, dà per scontato che siamo indietro su quello che potevano essere i nostri obiettivi, e quindi bisogna con molta lucidità, senza frenesia, senza ansia e con quella voglia di rivalsa, bisogna andare a cambiare il trend. Però ripeto, è un'altra partita e quindi bisogna ripartire dopo la sconfitta di domenica che brucia moltissimo, bisogna ripartire su questa trasferta a Pomezia. Questa trasferta quindi assume anche un'importanza, anche una delicatezza particolare. Sono tutte importanti. Bisogna fare risultati. Ma sempre, ogni domenica. Non è che noi a Cassino è venuto meno quello che era la prestazione, poi abbiamo fatto 6 punti nelle partite. Volevamo fare in modo di creare quei presupposti di essere una squadra che potesse avere quella forza mentale, fisica, tecnica, tattica. Purtroppo non ci siamo riusciti, vuoi anche per bravura degli avversari, ci mancherebbe altro, ma conoscendo il valore della squadra sicuramente potevamo, secondo me, risparmiarcela questa sconfitta. Però il calcio è fatto anche di sconfitte e di pareggi, e quindi bisogna, tra virgolette, accettarli. Come va affrontato e battuto il Pomezia? Va affrontato con grande lucidità, con grande, come dicevo prima, spirito di rivalsa, e sapendo che per l'obiettivo che ci siamo prefissati c'è sempre solo un risultato la domenica, quindi chi riesce a non incupirsi in quello che può essere, devo vincere per forza e si crea quell'ansia, non va bene. Bisogna crescere nella testa, nella mentalità, e tutte le partite vanno affrontate con la massima umiltà e col massimo sacrificio, e quindi a me non cambia il pensiero domenica dopo domenica. Io vado in campo per i 3 punti e cerco di dare man forte ai miei ragazzi per cercare di farli esprimere al meglio. A volte ci riesco, a volte non ci riesco. Facciamo un passo indietro. Se sei riuscito a fare un quadro chiaro della situazione in questo momento. Squadra buona, costruita bene, allenatore vincente, società consistente. Ecco, hai fatto un'analisi, perché ancora balbettiamo? Perché si vede che ovviamente se
dopo due prestazioni che stavamo crescendo abbiamo, siamo inciampati, e significa che ancora c'è da lavorare molto su quello che può essere la mentalità, su quello che può essere le prestazioni individuali, su quello che può essere le attenzioni in mezzo al campo. Ripeto, torniamo indietro, come hai detto tu, in merito alla partita. Noi nei primi 45 minuti siamo mancati su una palla inattiva che ci siamo fatti fregare, o bravura degli avversari, questo dipende da uno come vuole vederla. E questa cosa qua, e nei primi 15-20 minuti, secondo me, dovevamo crederci ancora di più nell'andare a sbloccare la partita. E quando non riesci a sbloccare la partita, devi raddrizzare le antenne in fase difensiva su un'azione, su un contropiede, su una palla inattiva. E questa cosa, ovviamente, siamo mancati. Queste cose non devono capitare, quindi, però purtroppo capitano e bisogna andare a rimediare. Non ci siamo riusciti, abbiamo la possibilità di rifarci domani a Pomezia, e tra l'altro giochiamo contro ovviamente una squadra che ha gli stessi punti nostri, che ha fatto 13 gol e ne ha subiti 12, ne ha vinte due in casa, una alla pareggiata, una persa. Sappiamo quello che loro possono farci, ma come ho sempre detto, dobbiamo essere noi a invertire il trend e pensare principalmente a noi. Le insidie di giocare a porte chiuse senza questa, periferia. Questa è la prima volta, ma credo che di conseguenza io parlo per me e cerco di trasmetterla ai ragazzi. Quando capitano queste cose qua, per me è in automatico che dietro me ne sono portati nella mia testa 200-300, quindi faccio finta di averli sempre con me. La domanda antipatica sta, aspetta sempre un piccolo. Però la coppa di Altapiedo bisogna toglierla questa settimana. Sì. La società ha cercato di sostituirla. Lei, sì. Come ha vissuto questa cosa e come pensa di poter, qual è il modo in cui pensa di poterlo? Ma no, ma io ti parlo in serenamente, a prescindere che hai detto che la domanda è antipatica per quanto riguarda, capita sempre a te, ci mancherebbe altro. Ti dico il mio lavoro, ci sta. Quindi se venissi qua con la massima ansia e quant'altro, non potrei fare questo lavoro. Credo che chi fa questo lavoro debba sentirsi sempre in discussione. Il fatto che tu possa non raggiungere quello che si è prefissato dal discorso dell'obiettivo societario è chiaro che mi dispiace enormemente. Ma non mi condiziona, credimi, assolutamente. Mi dà stimolo a cercare sempre di trovare quel dettaglio che possa fare la differenza tra vincere le partite e perderle. Oh, poi passando sul tecnico, sì. più che i dettagli, mister, mi vorrei che sembra che manchi una parte importante, cioè la squadra. Un'identità di gioco, un'idea di base su una partita o su anche quelle due precedenti? Le spiegare le più grandi difficoltà, tolto da Sinico, lo stesso, sì. La squadra con la prestazione non l'ha fatto. La Casettana ha denotato contro avversari che tendenzialmente erano chiuse o comunque con tanti giocatori dietro le linee della palla. E non è riuscita a trovare, in particolare contro Luca Frascati, ma anche contro lo Iasta, con i curvi, insomma, da una situazione, sì, decisiva, non è riuscita a trovare il modo alternativo per superare queste difese così arcine. Sì. L'impressione che ho avuto, per esempio, contro la Luca Frascati è stata che, cioè, ci si è affidati a questo uno contro tre, spesso di Tollino e Turchetta, mi riferisco al primo tempo, anche più di 20 minuti, però ha poche altre idee. E quindi la domanda è: se lei è d'accordo che manchi questo, quanto tempo ci vuole per darlo alla squadra? No, io credo che tu debba fare un'analisi partita per partita. Credo che
Torniamo indietro, vorrei parlare di Pomezia, ma tu mi fai tornare indietro. Ma io ti rispondo, ci mancherebbe altro, velocemente, perché è giusto pensare al Pomezia. Io credo che quando un allenatore dà delle idee alla propria squadra e cercare di sfruttare quello che possono essere alcune componenti al centro dell'area di rigore, nell'aver fatto un cambiamento, ok, si possa sperare che la squadra possa invertire il trend, perché noi nei primi 15 minuti, a parte quello, non riuscivamo a sfondare. Quindi l'idea era cercare anche di portare al cross più i terzini con gli esterni alti, con l'inserimento di Ferrari vicino a Favetta. Favetta da solo contro quei tre attaccanti faceva un po' fatica. Il fatto di mettere una punta centrale che potesse dare più forza fisica, una mano a Favetta e un ottimo saltatore di testa, nell'andare a mettere dei cross sicuramente potevano avere dei vantaggi. Questo purtroppo non è successo e quindi la mia risposta alla tua domanda è quella: se nei primi 45 minuti avessimo fatto in modo che nel blocco squadra, a livello tecnico-tattico, ci fossero state tantissime palle gol dopo che noi abbiamo preso 1-0, io non avrei toccato proprio niente e avrei continuato così. E andando invece a Pomezia, sì, dove insomma presumibilmente troverete una squadra diversa dalla Lupa Frascati nell'attivamento, sì, si appiglia, il mister ha parlato di più ora, alle qualità dei singoli o alla prestazione di squadra in vista della partita di domani? A tutti e due. La prestazione di squadra, se mi permetti, è con la prestazione dei singoli. Se i singoli fanno la prestazione, a livello collettivo ne guadagna la squadra. Grazie. Sono previsti cambiamenti? Allora, no, abbiamo un Azi che è rientrato dal problema alla caviglia, quindi è disponibile. Guida ha messo benzina nelle gambe. Poi Paglino, che comunque è squalificato, poi il resto tutti a posto. Anche Romano? Romano ancora no, perché già dalla settimana scorsa era stato comunicato che i tempi erano un po' più lunghi.